grupo B, creo que era. Está jugando en ataque Giacomo Galanda. Y ahí Stefanov que va a anotar. Cortó bien Stefanov y anotó. Dos puntos para el Montepaschi. Como siempre, Stefanov con muchísima... Aunque el máximo anotador del equipo de Siena fue un hombre que ya no está. Ford, Alfonso Ford, que metió, como digo, 19. En el CSKA de Moscú. 29-15, dobla casi el Montepaschi de Siena al CSKA de Moscú. Galanda de 3. Dentro, triple de Galanda. Nota que tenía hecha, realmente. Personal, son dos. No sé si la dan como acción de tiro. Es personal que recibe David Van Der Poel. Tienen que darla confiado en que, bueno, está uno sobre un hombre más alto que no va a intentar robarle el balón. Pero Criapa tiene una facilidad tremenda y con esa envergadura le ha metido la mano y luego la rapidez para ir. Es otro totalmente distinto. Cuando está Stefanov en pista o no está, no tiene nada que ver. Metió Stefanov precisamente a David Andersen contra tabla, canasta de Andersen. Sí, al final del partido, sí. Y la verdad que le echó casta, le echó garra, le echó corazón Marcus Brown. Como ahora le ha echado acierto el cuadro de Moscú. Stefanov busca a Roberto Chiazig. Tiene un 2 para 1. Y bueno, se sacó esa canastita. Roberto Chiazig. Apenas le dio un par de minutos de descanso Ivković a Marcus Brown. Ha tomado aire en el banco y ya está. Jugador nacido en Western Memphis, en el estado, en la gran ciudad de Pensilvania, siendo en un pequeño pueblo del estado de Ohio, con el mismo nombre. Pittsburgh. Holten, que ya estaba la pasada temporada en el CSKA de Moscú. Antes estuvo en el AEK de Atenas, un año y dos en el Osi. Por delante del Zalgiris, que estuvo en un tris de ser eliminado, 6 victorias y 8 derrotas. Se metió como mejor sexto el Zalgiris. Pero porque recuerda que hubo unos partidos que Sabonis se lesionó. Sí. Y esos partidos que Sabonis se lesionó, el Zalgiris, que es medio Zalgiris, lo notó mucho y perdió los encuentros. Sí, sí. Pues eso es lo que hizo el Montepaschi en la primera fase. El CSKA, la verdad es que ha mantenido una línea extraordinaria durante toda la Euroliga, hasta que cayó con el Maccabi de Tel Aviv el pasado jueves, cosa tampoco nada sorprendente. Juega Stefanov. Porque es un partido que no se juega nada, ya lo sabes. Tercer y cuarto puesto. Claro, si fuera la final sería otra cosa. Le va a lanzar tiros libres. Otro que no falla. 4 de 4 Stefanov, 12 de 12 lleva Marcus Brown, ni más ni menos. 5 de 5 Stefanov ahora. Vamos a ver ese segundo tiro libre del jugador de Macedonia. Anotó. Campeonato, efectivamente, fece una tripla a uno scadere di tempo da urlo. Evidentemente non è poi così inusuale per lui. Punto. Dall'altra parte Siena fatica ad attaccare. Guardate che brutto attacco qui con Stefano che salva il pallone. Arriva la medicina che si chiama Giacomo Galanda. Comusis cambiano i due lunghi di Livorno i propri avversari. Galanda si costruisce un'ottima tante nelle vittorie di Livorno in questa stagione. Stefano, penetrazione difficile sul buon aiuto di Zanus Fortes. Questo però è un tiro alla Stefano. Una garanzia per il Montepaschi, non ha funzionato in precedenza. Il bellissimo canestro di Verbica Stefanov, da leader, da playmaker di Persighe, che si alza da casa sua. Tiro che non va mai Aslam a toccare. Qua si vede in effetti la precaria condizione del giocatore inglese. Poi Robert Fultz costretto a fare il giocatore, che adesso deve vedersela contro Michalis Kakiusis. Dall'altra parte Verbica Stefanov. Perché la zona di 6 non è che ti cambia la vita. Ma certamente in questa occasione, questo è un must Thornton Stefano, in questa occasione sta... Stefano già dall'altra parte, ultimi 2 minuti, 35 secondi del secondo quarto, Stefano scappa via, Drew Nicholas va a portarsi a casa un altro fallo. È inutile fare il nome perché ne dimenticherei qualcuno, e allora ho detto quello della nazionale. Che però quando entrano hanno in sé la capacità di cambiare i ritmi da soli alla partita con qualche canestro suo, con il pacco. Ancora il blocco di Anagonie, che poi si apre fuori dalle altre punti, si prende il tiro Anagonie, corto, si lotta fra Schampert e Myers, ma la palla è già dall'altra parte per Kakiusis, prontissimo a scattare in contropiede. No, meno fortuna per Siena. Rimbalzo di Kakiusis per il sorpasso, David Van Der Poel. Termine
blocco di Galanda per Myers, resta Minto, Galanda è solo, prende il tiro da tre che non va, rimbalzo lungo ancora di Verbica, Stefanov che vuole ricominciare a ragionare contro la difesa di Livorno che si schiera adesso a uomo, pronto l'aiuto a Nagogne, palla per Galanda che mette palla a terra, si butta dentro, giocata di grande intelligenza di Galanda, negato a 83, Stefanov in palleggio ad attaccare Fulz ancora col suo terzo tempo, difficilissimo anche perché dal lato sbagliato, segna con la mano destra Stefano e Siena ancora via. Darsi ancora più 4 per la squadra di Walter De Raffaele, Stefano ad attaccare Fulz, c'era il fallo di Fulz, ci sarebbe stato anche l'eventuale gioco, sembra tornare normale grazie anche all'intervento di Benjamin Eze che avete visto sullo sfondo riportare la calma diciamo dall'alto dei suoi 2,10 metri, dei suoi 120 kg la situazione, Stefanov a segnare il primo tiro libero, 23 secondi da giocare dopo la seconda esecuzione di Verbica, Stefanov in teoria può andare fino alla fine Livorno. Quindi alla lunga Siena sarà costretta. 10 da giocare nel primo quarto, in palleggio ancora Stefanov che non va con il pick and roll, Zucas fa saltare Paraiso, si butta dentro con il fondo e 10 da giocare, 29 Siena, 26 Valencia, Stefanov da 3 punti, Verbica, Stefanov sulla strada che allora Migliera dall'altra parte si butta dentro contro Stefanov, fallo in attacco subito da Verbica, Stefanov la spalla chiaramente sul petto di Stefanov da parte di Jordi Migliera, secondo fallo per lui, il Valencia con il suo quintetto iniziale così come fa Ataman per la Messana di Siena che recupera subito un pallone con Zukauskas che lancia in contropiede Verbica, Stefanov in campo i due cd in panchina tenendo molto bene soprattutto in difesa, Stefano si butta dentro, alza la parabola Verbica, Stefanov che carissimo punto, strepitosa partita anche di Verbica, Stefano che è partito molto teso sbagliando qualcosa, grandissimo assolutamente, io credo che adesso con questa difesa molto può concedere almeno così il primo tempo ha detto, Topi si butta dentro, trova spazio, va a appoggiare saltando, che fa molta ma molta fatica a ricevere i palloni come prima e nelle condizioni di prima, anche adesso l'ha ricevuta ma ha dovuto liberarsene, però sta trovando molta collaborazione con Rodiglia che vorrebbe alzarsi da tre, perde la maniglia, Stefano dall'altra parte a tutto campo appoggia il canestro del più 8, attacca anche Chiacic, poi scarica per Esso che arriva a appoggiare, al tabellone sbaglia, Chiacic lotta, tocca e poi Stefano recupera, subisce il fallo da Hopkins, subisce il fallo da Hopkins. Verbica, Stefanov, pick and roll centrale con Baudler, l'arresto di Stefanov, appoggia al vetro e sbaglia, ancora Stefanov per Vucevic, stavolta non si chiude la difesa della Benetton, con Tyus Edney nel 99 ai danni di Ettore Messina, a Monaco con lo Žalgiris dei Miracoli, Garbajosa accetta il cambio, Stefanov lo punta opportunamente e porta a casa se non altro a chiedere qualche aggiustamento. Well, qui vediamo il replay di Stefanov che cerca di fare, ma tutto il problema con Skusis ed è Verbica, Stefanov dall'altra parte in pick and roll laterale, attacca il ferro questa volta, alza la parabola, due punti, ripregevole fattura per Verbica, Stefanov osa in tap out e il controllo del pallone viene perfezionato da Edney, 3 contro 3, bruttissima palla di Edney e grande cosa di Stefanov, fondo, ma vuole solo attirare la difesa addosso, ha costruito un tiro da tre, piedi per terra di Langdon che sbaglia, a rimbalzo Ford, l'apertura per Stefanov, tempo per il tiro che però arriva dopo la sirena, no, secondo gli arbitri in tempo convalidato il canestro di Verbica Stefanov, 3 in 9 minuti, 1 di valutazione per l'MVP della Top 16 di Eurolega, il miglior giocatore della scorsa regular season, Stefanov arriva fino in fondo, Stefanov e Ford apparentemente scossi in maniera positiva dal soggiorno degli spetta, pur essendo avanti di 16 non è una grande idea per il capitano della Benetton, lo scarico per Kakiusis che manda per aria la difesa, come Riccardo ha fatto non è più una buona idea. Tiri liberi per Michalis Kakiusis e riportano Treviso in vantaggio di 10 lunghezze, il palleggio di Stefano aiuta il recupero di Garbajosa, brutta difesa Benetton, yeah. Stefano fino in fondo con molta pazienza, gran canestro per il play macedone, la trazione di Stefanov e poi cerchiamo di andare fino in fondo. Ettore Messina
e Tramestina ha chiesto solo di venirne fuori prima con la testa e poi con le gambe sulla loro pressione. Ultimi 9 minuti, più uno Montepaschi, ancora il pick and roll centrale, un cambio probabilmente non voluto con Marconato con tre falli su Stefano che ovviamente lo attacca, arriva l'aiuto, Stefano fino in fondo, è saltata totalmente la difesa sul pick and roll della Benetton. Messina aveva Pitti sulla sedia del cambio per Langdon, dopo la tripla di Langdon lo ha rimandato a sedere, Stefano va ancora una volta, va a seminare il panico nel cuore dell'area della Benetton, tra il suo vantaggio di 5 lunghezze, il pick and roll da giocare per Stefano, va ancora Bulleri con un angolo sbagliato di recupero, va a commettere fallo, poi un problema forse di crampi per Verbić a Stefanov. Il problema difensivo della Benetton in questo momento è un problema di angoli, non c'è la velocità per recuperare, se sbagli l'angolo come ha fatto Bulleri invece che essere sulla linea di penetrazione sei lì a rovinare sull'avversario. Poi ha preso lui una ginocchiata proprio sulla coscia destra, grandissima perdita, e vedo che giocando così bene, vincendo così facile, va all'intervallo più 16, è così, sbagliava il primo tiro libero Stefano. Stefanov, giocatore da 20 di Garbajosa, che ha messo a posto la situazione di aiuto che permette il recupero, arresto e tiro di Ford, portato sbagliato, il rimbalzo addirittura è di Stefanov, incredibile. Fantastico il salto. Più piccolo, il più leggero, con un gran salto, prende una palla che vale altri miliardi. E anche due tiri liberi perché ci sono meno di un minuto. Un'ora in Eurolega 92,3. Posso ritrarre tutto? 80,8, il campionato italiano che è semplicemente buona, il 24 su 26 con cui si è presentato a questa gara in Eurolega è al di sopra del concetto di buono, prima ha sbagliato un tiro libero della coppia, adesso mette il primo, garantisce una lunghezza di vantaggio al Monte dei Paschi.